Parlando di investimenti, sulla questione della TAV innanzitutto io direi questo e poi rispondo anche alla sua domanda, però io non ho ancora capito cosa vuol fare il governo, no? Perché tutti stanno discutendo di questo tema, quello che non è ancora chiaro e stanno litigando è che cosa fa il governo, quindi sarebbe molto importante anche capire se c'è o non c'è una posizione del governo in questa direzione. Questo lo dico non per non rispondere alla domanda, ma perché questo credo che sia un tema molto importante, no? Secondariamente, certo, all'interno della nostra organizzazione c'è stata una discussione, ci sono un'articolazione anche di posizioni territoriali, di categorie, eccetera, sulla priorità o l'utilità di quell'opera. È chiaro che c'è un orientamento nella discussione che abbiamo realizzato e di cui io naturalmente devo essere portatore di questo ragionamento, in cui noi critichiamo il blocco generalizzato dei cantieri che c'è stato. C'è naturalmente il fatto che dentro a questo c'è un problema che riguarda anche quelle grandi opere, ma allo stesso tempo noi diciamo che la discussione da fare non è semplicemente su una grande opera, ma è una discussione da fare che riguarda il fatto di un piano straordinario di intervento. E per noi grandi opere non sono solo quelle che qualcuno chiama grandi opere, sono grandi opere anche gli asili, le scuole, gli ospedali, avere cioè un'idea di infrastrutturazione anche sociale che ha una certa garanzia e che va affrontata in un certo modo. E dentro a questo schema naturalmente c'è anche un ragionamento che va affrontato, lo dicevamo prima, sulla sostenibilità ambientale dei processi. E una delle critiche che noi facciamo a questo governo, e faccio un esempio molto concreto, quando si è detto ha ridotto gli investimenti, vorrei far notare che uno dei tagli che è stata fatta con questa legge di stabilità è proprio a proposito delle ferrovie, che guarda caso hanno tagliato più di 2 miliardi per fare le ferrovie dove adesso non ci sono, perché se uno va a vedere nel mezzogiorno, nelle ferrovie secondarie, noi siamo fronte a dei tagli drammatici, non so se è chiaro. E anni che si sta discutendo di una grande opera, se utile o non è utile, e non è ancora stata risolta neanche dentro al governo la discussione, nel frattempo noi avremmo il bisogno di avere opere che non sono grandi ma che sono assolutamente necessarie, perché ci sono interi parti del nostro paese che se tu vai coi mezzi pubblici non sai quando parti, non sai se arrivi e non sai in quale condizione puoi arrivare, che non vengono assolutamente discusse, anzi sono state tagliate. Così come, per darle un altro esempio, il rinnovo di tutti i parchi autobus o tante altre cose, quindi un'idea di mobilità che affronti questa questione è quello che noi non vediamo. Ecco, questo è il quadro della situazione. Come dice lei, sicuramente c'è un'articolazione di posizioni, ma c'è un orientamento che nel suo insieme la CGIL ha realizzato, che ha queste caratteristiche e quindi come segretario generale ho il dovere di sostenere e di esplicitare in queste caratteristiche.